Cari amici, eccoci qui, ben ritrovati su Pillole di Storia dell'Arte, questa chiacchierata di pochi minuti in cui si butta lì qualche nozione, qualche nome destinato a stimolare la ricerca appunto di questo soggetto appena accennato e in questo modo scoprire la nostra storia dell'arte, ma non solo la nostra storia artistica ma anche culturale e sociale. Vi avevo detto che ci saremmo visti, ci vediamo dopo un po' di tempo, sono partito in tournée, qui siamo nel camerino del Teatro Municipale di Piacenza, ma vi avevo anticipato che ci saremmo visti per parlare di un pittore di cui magari ultimamente non si è mai parlato, ma adesso invece si parla. Perché? Perché è al centro di un'indagine giudiziaria, di un'inchiesta, il suo nome è appunto Rutilio Manetti. Noi non siamo qui appunto per parlare però di indagini giudiziarie, altri canali, altre trasmissioni si occuperanno e si occupano di questo, però è curioso vedere come il nostro passato artistico, anche per vie traverse e per altri sentieri, ritorna nel nostro quotidiano. Non abbiamo aperto un'enciclopedia di arte, abbiamo trovato Rutilio Manetti, ma ci è arrivato perché i giornali, i talk show, eccetera, parlano appunto di questa cosa. Rutilio Manetti, un grandissimo pittore, seguace della pittura di Caravaggio, a metà tra il 1500 e il 1600. È molto legato a Siena, proprio perché lì viene battezzato, siamo nel 1571 e lì appunto anche morirà nel 1639, anche se poi all'inizio del 600 la sua fama raggiunge livelli tali che lui deve espatriare in un certo senso, lavorerà tantissimo a Pisa, a Firenze e in altri posti, dipinge principalmente dei soggetti religiosi e anche oggetti religiosi come stendardi per le processioni, eccetera. Quindi le prime opere, diciamo, però di cui abbiamo una documentazione effettiva, ufficiale, sono le storie di Santa Caterina, datate del 1597 presso il Palazzo Pubblico. La sua giovinezza infatti ci arriva un po' nebulosa, non sappiamo poi tanto di lui purtroppo, dipinge appunto stendardi per le processioni, tele a soggetto religioso, lunette e nel 1601 poi si sposa con Elisabetta, figlia di Annibale Pucci, un vasaio, lui che era figlio poi di un sarto. All'inizio del 1600, siamo 1605 all'incirca, comincia a subire l'influenza di Caravaggio. Proprio possiamo vedere come la sua pittura cambia, i soggetti diventano più plastici, più fisici, quasi a venire fuori dalla tela e si accentuano tantissimo i contrasti di luce e di ombre tipici della pittura di Caravaggio e dei suoi seguaci. E approfondirà sempre di più questa pittura, diventando appunto famoso oggi come uno dei caravaggeschi, cioè di quei pittori che seguono l'influsso, il marchio, diciamo fotografico di Caravaggio. E appunto lui guarda Caravaggio, guarda Artemisia Gentileschi, guarda anche alla pittura però del Guercino, di Guido Reni, appunto quella sua maturità diventerà sempre più attaccato e legato alla pittura di Caravaggio, che probabilmente può anche aver incontrato in uno dei suoi viaggi a Roma intorno al 1615, quindi fa anche impressione come noi oggi magari possiamo essere emozionati a trovarci davanti vicino a una star del momento e a fare una foto assieme. Immaginiamoci questi pittori, questi giovani pittori che poi dopo incontrano, no, il loro idolo e cercano di assorbirne le caratteristiche, alla ricerca ovviamente poi di un proprio stile personale. Quindi andiamo a vedere chi è il Manetti. Ripeto, non siamo qui per fare una di parlare dell'inchiesta giornalistica e giudiziaria, però ripeto, è molto curioso vedere come
il nostro passato artistico ritorni a volte sotto altre forme e per vie che non sono espressamente quelle dell'arte. Intanto vi ringrazio per avermi seguito. Ci sentiamo, ci vediamo presto su questo canale. Grazie sempre per seguirmi. Vedo che i like e i follower a me aumentano sempre di più. Questo è una bellissima cosa per me, un bellissimo riconoscimento. Intanto ci vediamo presto. Nel caso vogliate poi approfondire la nostra storia dell'arte, il Manetti o altro, in descrizione trovate i miei contatti. Un abbraccio.